Registriamo. Che cos'è che è questo? Allora, questa è la mia vetrinetta con tutti gli oli che utilizzo e le essenze, tutte le pozioni magiche che ci sono per... Adesso vi faccio vedere un po' meglio. Qua vedete ci sono una serie di ingredienti che io utilizzo per i profumi, per la composizione dei profumi, che non si vedono, però sono questi. Cioè, come, vabbè, è chiaramente la vetrinetta di una strega, e quindi cosa volete dalla vetrinetta di una strega? Cioè, ci sono... Ah, prendiamo la maschera. La maschera, questa è una maschera esoterica scritta da Penelope, direttamente. E quindi qui ci sono tutti i profumi. Qua ce ne sono alcuni premiscelati che utilizzo. Come vedete, ecco, queste sono le mie arti magiche. Lo fai o non lo fai poi alla fine? Cosa? Il trasloco, lo fai o non lo fai? Il trasloco lo farò, lo sapete che, no, che sto tardando, però lo farò. Cioè nella prossima vita o in questa? No, in questa. Vediamo, vediamo. Ma poi ne farò anche un altro. Secondo me sono in vena di traslochi vari, perché io sono convinta che in questa casa prossima non ci abiterò così tanto, perché penso che mi fidanzerò con qualcuno nel prossimo periodo. Ah, ok, quindi... Le mie carte dicono così, e quindi ma andrò a vivere col mio fidanzato. Ma chi ti prende? Qualcuno, cioè, dici... Adesso ti faccio rispondere da un testimone su chi mi prende. Testimone? Chi è quello? Guarda chi mi prende! E che è? Una roba, cos'è? Un tranche, così. È la testa della bambina! La testa della bambina! Ma vedi com'è bella! Io l'ho sempre adorata, la testa di questa bambina. Sembrava un trans, ho detto, boh. Chi mi prende? Scusa, allora, bambina, chi mi prende secondo te? Lascia perdere quello scemo! Boh, non ti prende nessuno. No, qualcuno lo trovi. Un catramista per... Facciamo la cosa... Guarda chi mi prende, guarda. Ti do un'altra risposta, guarda chi mi prende. Un catramista per Penelope. Cercasi catramista. Non fare il video con cercasi catramista. Ormai è fatto. Cercasi catramista. Così arriveranno tutti catramisti del mondo. Unitevi e cercate Penelope. Ma che cos'è un catramista? È un catramista, poi quando lo conoscerai, come i tuoi fidanzati, uguale. Allora, catramista e ballerino sono la stessa cosa. Esatto, ballerino, non ballerino, ma balla sul catrame. Va bene, lunedì vedremo la nostra Penelope Wengo, il suo catramista. Mamma mia, che caldo, adesso la tolgo.